Eccoci per una nuova settimana qui negli uffici de France Combattant. Mi hanno appena controllato il laissez-passer Simon Veil, il mio amico Maurice Schumann, grande collaboratore di De Gaulle. Mi ha trovato questo lavoro, mi ha trovato questo posto nell'ufficio qui in Hill Street numero 19. Questo è un luogo dove si parla francese, perché qui è Francia, è la Francia combattente, è la resistenza francese, o meglio è l'ufficio che organizza questa cosa. Alla radio quotidianamente viene proclamato qualche richiamo al popolo francese perché combatta, perché resista, perché non si lascia andare. In qualunque posto lui si venga a trovare un francese. Io infatti ero in America, ero là con la mamma e il papà André e la piccola appena nata dal suo matrimonio. E ho sentito questo bisogno di tornare. E questo bisogno di tornare in Inghilterra, e non è stata cosa facile trovare il posto, la nave, il permesso, perché qui siamo in guerra, come in tutta Europa. Il mio progetto era un progetto ben forte. Peccato che non mi viene data la giusta, il giusto ascolto. Questo mio progetto è stato quello di preparare delle donne, delle ragazze, me compresa, e farci paracadutare come infermiere, ben preparate, come infermiere sulle linee del nord della Francia, lì dove prima o poi uno sbarco ci sarà, ed essere pronte sul campo. E questa scena che io vedo e amo molto, la vado a contrapporre a quella di Hitler, che ora in Europa e in America ha solamente, più grande di tutti, sbandierato la sua forza, la forza delle sue SS, la crudeltà. Contrapporre a questa crudeltà le donne, il corpo di donne, che aiutano i feriti della battaglia, come nell'Iliade, dove si dava anche onore agli avversari, onore ai nemici. Perché contrapporre odio a odio non può porre fine all'odio, che dovrà terminare. Mi hanno dato un compito, qui in questo ufficio, dove sventola la bandiera con la croce che fu quella di Giovanna d'Arco. Qui si prepara già, oltre alla resistenza, si preparano le linee guida della Francia postbellica. È stato chiesto a me di fare il preludio alla Costituzione nuova della Francia, non solo della Francia, dell'Europa, di una nuova vita dopo la guerra. Non potrà più essere quella di prima. E così mi accingo a buttar giù queste mie idee, questi miei progetti e propositi, in attesa di una risposta che forse mi verrà data, ma ho saputo che a De Gaulle il mio progetto di farmi paracadutare non piace per niente, e quindi mi accingo a predisporre delle idee. Farò il preludio ai doveri, perché dei diritti ne abbiamo già parlato molto. Il diritto è un'idea tipicamente borghese. Ma il diritto, per quanto importante sia, richiama idee di forza, idee di rivendicazione.
Cominciamo a pensare ai nostri doveri, ai doveri che ognuno, ogni uomo, ogni donna deve poter fare. E così si può cambiare il mondo. Quello dobbiamo fare. Ancora in me vi è questo desiderio di poter cambiare questo mondo. Il diritto e il dovere. La giustizia e il diritto. A chi penso se non a Creonte e ad Antigone? Per prima cosa, l'educazione. L'educazione, sia essa per adulti o per bambini, deve avere in sé il movente. Qual è il movente di una buona e valida educazione? Avere delle radici, pensare alle radici, alle proprie radici. Ma di questi tempi lo sradicamento è stato totale, gli operai erano prima contadini, quindi avevano lasciato le loro terre e si sono sradicati. E finendo nelle città, Parigi, io ho conosciuto questo, non vi sono più le radici, che invece servono per avere una forte identità. Penso alla patria come radice, penso alla lingua come propria radice, penso ai riti, penso anche al folklore che ho visto in America, è un senso di radicamento, dà un senso di radicamento. Cosa viene dato a questi operai? L'abbruttimento nelle fabbriche e l'identificazione in partiti, ma i partiti come le chiese sono delle istituzioni che chiudono, negano l'individualità di ciascuna persona. E quindi io scrivo per queste idee e ho anche ben chiaro per me una cosa importante, che è l'abolizione degli eserciti. Non me la passeranno di certo, ma io intanto gliela voglio comunicare. Finché gli eserciti portano guerre, battaglie, non si esce da questa logica, si rimane sempre in questa logica. E queste guerre in Europa devono finire. L'Europa deve diventare un insieme di stati che cooperano. Non che si fanno la guerra tra di loro come in tutto l'Ottocento e ora siamo alla ben seconda guerra in questo secolo, come anche l'abolizione dei partiti. I partiti devono essere aboliti, ognuno deve avere la forza di poter dire la propria opinione, esprimersi nella propria opinione, così come ho visto fare ieri, domenica, qui ai Park, si usa ascoltare qualunque persona abbia qualcosa da dire. Mi fa pensare all'Agorà, forse è l'ultimo ricordo di una vera democrazia, quella greca. E così. Conduco qua una resistenza. La resistenza in una stanza. Vorrei poter far qualcosa per la mia Francia, ma intanto penso e scrivo. Fra un po' passeranno le ore della giornata e ci sarà il coprifuoco. Bisogna correre a casa presto. Io ho trovato alloggio dalla signora Francis, è una vedova di guerra, ha due figli a cui io faccio ripetizioni e facciamo insieme matematica, che in realtà è la mia grande passione, che mio fratello mi ha comunicato, e anche ad altri due bambini lì, non lontano dalla loro abitazione. Ultimamente lei, che sempre mi prepara una cena, rimane male quando io le rivelo che non riesco più a mangiare cibi solidi, e così berrò un tè o una tazza di brodo, ma non me ne voglio andare
prima di salutare e di scrivere alla mamma, la mamma che sempre vuol sapere come io sto, le dico che sto bene, le dico che sto bene. Darling mommy, lei è là a New York. Tu credi che io abbia qualcosa da dare? Cara mamma, io sì, credo di avere una crescente ricchezza interiore. Immagino un deposito d'oro. Questo mio deposito d'oro fa blocco e altro man mano, esperienze spirituali che sono la mia base per dare forza anche a queste idee politiche. Non potrebbero esistere senza questa base spirituale, e questo vorrei che ci fosse per ciascuno. E man mano che questo blocco aumenta dentro di me, diviene sempre più compatto e non lo posso elargire per piccoli pezzi. Non è possibile, questo blocco che si va costruendo verrà donato tutto intero. Nonostante la guerra, cara mamma, rimango innamorata del mondo. Ecco, batte l'ora. Il coprifuoco è iniziato. Domani. Adieu, France, combattante.